Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi parliamo di pannelli fonoassorbenti versus nulla. Come ormai praticamente tutti sapete, quello in cui sono è uno studio nuovo che mi sono fatto da poco, che sto utilizzando praticamente da 2 mesi. E questo vi dico già che non sarà il video del tour dello studio, ma comunque arriverà. Lo registro tra pochissimo, quindi arriverà a breve, ve lo giuro, dato che me lo state chiedendo tutti i giorni praticamente. Però oggi vi voglio parlare di un aspetto che è stato molto molto importante per questo studio, e cioè questi pannelli fonoassorbenti che vedete qui, ma vedete qui, eccetera. Ne sono per tutta la stanza. Cosa servono e come si fanno ve l'ho già fatto vedere, infatti vi lascio una scheda per andare a vedere il video qua dove vi ho spiegato come li ho fatti, perché questi pannelli li ho fatti io a mano. Dato che sono abbastanza semplici da fare con un costo anche relativamente basso, ho deciso di farmeli. E la prova che vado a fare oggi, che tra l'altro è stato un video che mi avete chiesto voi, nel senso è stata un'idea che mi avete detto voi, ma è molto interessante come cosa, è di provare la batteria coi pannelli in modo normale come la sentite sempre, ma poi andare a togliere tutti i pannelli della stanza e riprovare sulla batteria, per vedere veramente se vanno a togliere completamente il rimbombo, se vanno a toglierlo in parte o comunque come vanno ad agire sul suono. Quindi di questi pannelli qua ne ho fatti di 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 di questi qua però, che sono praticamente 120x60 per uno spessore di 5 cm, e in più ne ho messi anche due al soffitto. Uno è qui e l'altro è qui. Questi qui attaccati al soffitto sono sempre della stessa grandezza, cioè 120x60, ma sono spessi il doppio, cioè spessi 10 cm. Quindi ora la cosa da fare è proprio andare a suonare. Incominciamo ad andare a suonare normalmente con i pannelli attaccati e vediamo che cavolo succede. Ovviamente il suono della registrazione che andrò a fare oggi non lo modificherò in nessun modo, nel senso non lo tratterò in nessun modo, per vedere come si comporta il suono qui dentro, diciamo. E soprattutto la registrazione, la posizione dei microfoni, i volumi eccetera eccetera rimarranno gli stessi sia con i pannelli sia senza i pannelli. Comunque incominciamo a suonare la batteria con i pannelli e vediamo come si comporta. Adesso andiamo a togliere tutti questi 11 pannelli attaccati alle pareti più i 2 pannelli attaccati al soffitto e vediamo che cavolo succede. Ne ho tolto uno dei 2 dal soffitto più spessi e non stavo registrando, ma credo non lo rimetterò per farvi vedere solo che lo tolgo. Allora raga, la differenza è veramente enorme. Non so se dal video si sia riusciti a sentire veramente quanta differenza c'è, perché riascoltando le registrazioni i microfoni non captano bene tutta la stanza. In realtà forse ci vorrebbe un microfono più che panoramico, un microfono proprio una room, in modo da sentire bene la stanza. E anche solo parlando, in realtà sento tantissimo la cordiera del rullante che adesso vado a togliere. Detto questo, potete sentire quanta differenza c'è in questo locale vuoto, senza pannelli, in confronto a prima. Già la voce con questo microfonino del cavolo qua cambia completamente, questa è molto più riverberata, diciamo. Oltre a questo, adesso voglio farvi provare a sentire, anche se sentirà malissimo, comunque potrebbe rendere bene l'idea, vi faccio sentire quello che ha ripreso la telecamera come audio, per farvi sentire bene la differenza, dato che comunque la posizione più o meno era la stessa per tutte e due le registrazioni. Thank you.
Più che altro comunque ragazzi, la cosa veramente gigantesca è stata suonando non si sentono più tutte le sfumature che ha la batteria, non si sente più nulla, si sente solo un gran rimbombo, un gran casino, e soprattutto suonare delle ore la batteria in questa situazione sarebbe veramente un problema grosso. Detto questo, spero quindi di esservi stato d'aiuto. Se avete qualsiasi domanda, se avete qualsiasi cosa da chiedere, da dirmi, fate quello che volete, ma scrivetemi qui sotto nei commenti, lasciatemi un mi piace, mi raccomando, se vi è piaciuto questo video. Se non vi è piaciuto questo video, lasciatemelo lo stesso. Io vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, di andare sui miei social Instagram e Facebook, di cliccare la campanellina per rimanere aggiornati, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!